Allora, grazie a tutti. Come probabilmente sapete, ma per quei pochi che non lo sanno lo rispieghiamo, da luglio abbiamo deciso, abbiamo intendendosi i tre soggetti che hanno dato vita alla lista più Europa, alle scorse politiche del 4 marzo, Centro Democratico, Radicali Italiani e Forza Europa, abbiamo deciso di passare a una fase successiva che è quella della costituzione di un vero e proprio movimento politico, partito politico, noi le parole non fanno paura, va bene anche partito. Ci siamo dati uno statuto provvisorio, anzi meglio transitorio, verso un congresso che si terrà a gennaio del 2019. Questo statuto transitorio, che è nato grazie, lo saluto e lo ringrazio particolarmente, a una guida esercitata da Gianfranco Spadaccia, questo statuto transitorio ha previsto la costituzione di un consiglio di più Europa, la elezione di un coordinatore, di due vice e di un'amministratrice che è Silvia Manzi, che è qui con noi, e l'avvio di una campagna di iscrizioni verso appunto il congresso che si terrà nel 2019, e accanto alle iscrizioni la costituzione di gruppi di più Europa, che saranno gruppi territoriali o tematici, e saranno la modalità, fino al congresso poi vedremo, ma insomma saranno la modalità con cui gli iscritti a più Europa potranno organizzarsi. Con oggi parte la campagna di iscrizioni a più Europa, che avrà una prima fase, che è quella che presentiamo oggi e che vedete nei manifesti e nelle slide. Avrà una prima fase agostana di iscrizioni online, e che vedrà poi successivamente, a partire da settembre, un'articolazione più ampia anche in termini di messaggi e di comunicazione, la campagna di iscrizione, e avrà anche una parte di iscrizione militante, quindi con raccolta non solo online ma anche fisica. Io do su questo la parola a Silvia Manzi per darci qualche indicazione, poi riprendo la parola, poi Bruno e Emma. Molto rapidamente, bene, adesso ho già detto, la campagna di iscrizione si è aperta per il momento solo online, quindi occorre andare sul sito, che è pieuropa.eu, pieuropa.eu senza l'accento naturalmente, e dal sito ci si può iscrivere. La quota minima di iscrizione è di 50 euro, ma ovviamente sono benvenute iscrizioni di cifre superiori. Al momento abbiamo aperto da pochi giorni, poco meno di 10 giorni, questa possibilità, abbiamo già 200 iscritti più o meno, più che meno. La cosa positiva è che le quote sono molto spesso superiori a quella minima di 50 euro, perché questo ci può consentire, diciamo, di partire con slancio. Posso solo dire, poi Benedetto magari darà più dettagli, che avremo un appuntamento pubblico il 15 settembre, sabato 15 settembre qui a Roma, daremo poi dettagli sul luogo in seguito, però è importante definire già adesso questo primo appuntamento pubblico, che sarà la vera presentazione di più Europa. Sui social siamo già molto attivi e siamo già per fortuna molto seguiti, questo è un segnale molto positivo. Ci piacerebbe, ma lo diciamo già nei manifesti che vedete appunto, che chi vuole sfidare la corrente lo faccia non solo con un like ma anche con una iscrizione. Grazie Silvia. Noi insomma ci abbiamo riflettuto, abbiamo anche discusso un po' prima di decidere con convinzione una ripartenza. Ieri mi segnalavano un'analisi fatta sull'elettorato giovanile tra i 18 e i 24 anni, secondo gli studi dei flussi più Europa ha fatto oltre il 5%, e da queste analisi risulta che il nostro elettorato, in particolare quello giovanile, non ha visto il risultato elettorale come una sconfitta, nonostante noi abbiamo fallito l'obiettivo del 3%, ma come un punto di partenza, i 900.000 elettori come punto di partenza, che è l'idea con cui noi ripartiamo. Abbiamo avuto poco tempo nella campagna elettorale, abbiamo fatto uno sforzo
significativo. Abbiamo, come dire, usufruito della potenza dell'immagine e della sostanza in termini di riconoscibilità e di riconoscimento di Emma Bonino. Adesso abbiamo un percorso più lungo davanti, essendo le prossime elezioni a livello nazionale, le elezioni europee che si terranno in maggio. Noi siamo partiti nella presentazione di questa prima fase della campagna di iscrizione da questo slogan: c'è chi aspetta che il peggio passi e chi decide di fare di più. Sfida la corrente, iscriviti a Più Europa. Va da sé, ma questo Emma lo disse in questa sede nella prima conferenza stampa che facemmo il mercoledì dopo la domenica del voto: chi ha vinto ha titolo per governare. E casomai noi sappiamo che la qualità della democrazia si misura dal ruolo delle opposizioni. Hanno vinto, governano. Ad oggi però ci sono due mezze opposizioni. C'è una mezza opposizione fatta da Forza Italia, che vorrebbe fare un'opposizione dura a Di Maio, ma strizzando l'occhio a Salvini, anzi più che cercando di nuovo l'abbraccio con Salvini. C'è un bel pezzo dell'opposizione di sinistra o di centrosinistra che fa una fiera opposizione a Salvini, ma strizza l'occhio a Di Maio perché farebbe cose vagamente di sinistra. Ecco, noi pensiamo che si debba costruire invece una alternativa a il governo e la maggioranza giallo-verde, che si debba costruire in Italia e in Europa verso le elezioni europee. Sottolineiamo un tema che oggi resta sotto traccia ma che finirà per esplodere: non i troll filorussi, non solo i troll filoputiniani si stanno preparando alla campagna delle prossime europee, che sarà decisiva, ma Steve Bannon, che è uno degli ispiratori, l'ispiratore ideologo principe della campagna di Trump, ha, come sa benissimo Emma, annunciato l'istituzione di una fondazione, di un think tank fornito di una dote di 60 milioni di euro per fare la strategia delle campagne elettorali per le europee di tutti i movimenti nazionalisti. Quindi noi vogliamo in Italia e assieme ad altri in Europa dare forza invece a una alternativa, e lo facciamo in autonomia, come soggetto autonomo che vuole interpretare anche il fatto che oggi il discrimine non è più quello degli anni 90, per non andare più indietro, tra destra e sinistra, ma è molto più quel discrimine su chi vede come noi il destino migliore dell'Italia agganciato a un'Europa in cui cercare di essere protagonisti e chi invece pensa di riacquisire la sovranità. Io dico solo tre cose prima di passare su questo in particolare, cioè sui temi dell'economia, la parola a Bruno Tabacci. Io ho fatto un piccolo elenco: flat tax, reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero, politica pro dazi contro il CETA e gli accordi commerciali dell'Unione Europea, revisione, l'abbiamo vista in questi giorni, del Jobs Act, chiusure festive dei negozi sconfessando la riforma Monti. Se c'è qualcuno che sicuramente farà i salti di gioia per questo è Amazon, perché è evidente che se noi chiudiamo più esercizi commerciali, grandi esercizi commerciali, io dico sempre che i grandi mall all'italiana sono i posti più democratici che ci siano, perché magari chi vive in centro, chi ha redditi alti eccetera, no, ma c'è una parte importante di popolazione italiana che ha nei grandi centri commerciali un punto di riferimento, lo è nei fatti. Vabbè, chiudiamo questi la domenica, sarà contenta Amazon perché la gente starà online a comprare quello che riteneva di andare a comprare al centro commerciale. Adesso non so quali siano quelli di Roma principali, ma comunque Porta di Roma, questa roba qui, se ne starà a casa e ordina online. Ma anche questa è una misura tra quelle che, insieme ad Alitalia, a questa discussione pericolosissima sull'ILVA, poi io se devo scommettere alla fine
Di Maio si intesterà una robettina di miglioramento e darà il via libera, mi auguro, ma altrimenti sull'ILVA, sulla TAP, sul TAV, tutto questo insieme, a partire da quello che succederà con la prima finanziaria, legge di stabilità, fa sì che è evidente che l'uscita dall'euro non è il piano B, è il piano A. Queste linee di politica economica e fiscale attuate portano naturalmente l'Italia fuori dall'euro e dall'Europa. Ecco, la nostra posizione, ad esempio, su questi temi è di opposizione, ma soprattutto di costruzione di un'alternativa. Usando temi che sono nella tradizione del cattolicesimo democratico, dei liberal democratici, dei radicali, cioè il tema dell'integrazione europea come il perseguire il vero interesse nazionale sulla sicurezza, sui migranti, sul commercio internazionale per un paese che esporta prevalentemente con piccole e medie imprese che hanno bisogno di regole che solo l'Europa può garantire nell'interesse dei singoli paesi. L'integrazione europea è la soluzione. Come? E chiudo su altri due temi: l'ambiente e la privacy. Ambiente e privacy sono due temi paradigmatici del fatto che o esercitiamo la nostra sovranità condividendo la Bruxelles con gli altri 27 o 26 paesi, oppure non esercitiamo nessuna sovranità. Ecco, questo sarà la linea di costruzione con più Europa di un'alternativa europeista nell'interesse dei cittadini italiani. Bruno. Passi di qua. Io ho contribuito a, con i presenti, a tentare di rilanciare quella esperienza di più Europa che secondo me aveva avuto un passaggio molto importante durante la campagna elettorale e che sarebbe stato delittuoso lasciar perdere, anche perché a maggio ci sono le elezioni europee e credo che la titolarità di poter rappresentare questa idea di più Europa senza ambiguità è stata conquistata sul campo. Poi dice, ma questo adesso recita la corrente va in una direzione opposta. Beh, la corrente andrà pure in una direzione opposta, ma c'è il dovere politico, oltre che per quelli che sono più raffinati, etico, morale, di esprimere delle opinioni pensando di rappresentare l'interesse generale. L'idea che l'Italia possa fare da sola è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il sovranismo è veramente è una bufala, non è qualche cosa che abbia una consistenza vera. Per la legge dei grandi numeri, insomma, un paese di 60 milioni di abitanti che si dovesse astrarre dal contesto generale per fare, per dire che cosa? Tra l'altro un paese che invecchia visto d'occhio, che ha dei problemi nella struttura demografica che sono noti a tutti, quindi fare delle smargiassate non serve, è una cosa totalmente sbagliata. Anzi, il risultato che viene fuori è quello di una certa inaffidabilità, che vorremmo evitare che fosse costruita da quelli che magari hanno delle venature polemiche nei confronti del nostro Paese. Ora, quello che abbiamo visto in queste settimane parla da sé. Noi abbiamo tenuto in Parlamento, al Senato, Emma Bonino da par suo, ma anche alla Camera, un atteggiamento molto rigoroso, senza diciamo scandalizzarsi troppo per qualche piazzata che c'è stata e per un'idea che in particolare le forze di maggioranza hanno della cultura istituzionale, che già ci sarebbe su questo punto da,
preoccuparsi non poco, perché è chiaro che se noi vogliamo dare dei messaggi di sicurezza al Paese, non è che dobbiamo poi vedere Grillo che arriva all'estremizzazione del sorteggio. Noi siamo più vicini all'idea che i grandi statisti del Novecento avevano del sistema democratico, che probabilmente aveva anche delle lacune, come le ha, ma resta comunque la forma organizzata dove i diritti umani, la possibilità di crescere nel rispetto può affermarsi, e quindi da questo punto di vista siamo dei conservatori, ma nel senso più positivo del termine. Ora, l'esempio che stanno dando è un esempio che anche sul terreno concreto della gestione del contratto si presta a molte ambiguità, perché il contratto non è passato attraverso un'operazione approfondita come ad esempio è accaduto in Germania, perché che si sia fatto un governo anche tra forze che si sono contrastate in campagna elettorale è tipico dei sistemi parlamentari che hanno un sistema elettorale proporzionale. Siccome questo tendeva al proporzionale, era inevitabile che si potesse anche arrivare lì. Però avere battezzato questo come il governo, è stato autobattezzato come governo del cambiamento, e si poggia su delle ambiguità che sono notevoli, perché le parole d'ordine che vengono date sono in contrasto con quello che poi di fatto si conduce. Allora, dove ci porta questa dissociazione? Per adesso, di fronte al fatto che il Presidente del Consiglio non esercita il ruolo costituzionale che gli viene richiesto, che è quello di coordinare l'azione di governo, perché insomma sembra che per fare questo abbia bisogno che ci sia il via libera dei due sottoscrittori del contratto, e così facendo succede che il contratto viene applicato, diciamo, per parti separate, e viene applicato nel rispetto delle aree di influenza. Allora, tutta la questione che riguarda l'immigrazione, che Salvini fa coincidere con il tema della sicurezza, anche se non arrivassero più immigrati, lui sarebbe in grado di continuare a spettacolizzare il suo cattivismo, che è il contrario del buonismo, no? Ma non è che se il buonismo si prestava a delle critiche, non è che il cattivismo non si presta a delle critiche ancora più profonde e rigorose. E questo senza bisogno di coperture, perché a differenza di Di Maio, Salvini non ha il problema delle coperture, sì, le motovedette, ma insomma stiamo parlando di quisquiglie, no? Perché è tutto un campo aperto sul quale può lanciare le sue invettive, che poi portano anche al rovesciamento delle realtà, per cui se noi siamo di fronte al fatto che ci sono degli immigrati irregolari, e pensare che perfino con la Bossi-Fini, allora io fui il promotore di un emendamento del quale conservo comunque un buon ricordo, che ne regolarizzò 700.000, ecco, invece di affrontare il tema con una modalità analoga, si pretende di dire che il caporalato c'è perché ci sono gli immigrati clandestini. Di fronte a queste cose insomma si resta senza parole. Comunque Salvini va avanti imperterrito su questa politica, facendo intendere tra l'altro gli italiani che loro hanno delle solide amicizie, e se le amicizie solide sono quelle di Orban e dei paesi dell'area di Visegrad, mi chiedo solo dove andremo, perché se c'è un blocco di paesi che non vuole fare con l'Italia nessuna intesa sulle cose che riguardano l'interesse generale del nostro paese, specie in materia di immigrazione, sono proprio loro. Allora venderli come coloro che sì, perché una volta poi che si è dato un colpo all'Europa e come conseguenza c'è un colpo anche alle nostre aspirazioni come di un grande paese che vuole stare dentro un'operazione più ampia perché le sue dimensioni sono quelle che sono.
E Di Maio invece deve fare le nozze con i fichi secchi, per cui si è visto da quel decreto bruttino che è stato presentato e che ha ottenuto il voto in Parlamento con un'esaltazione, tra l'altro, dove il tema della fiducia veniva sbeffeggiato, perché il problema della fiducia, che è una condizione che il governo può porre, perché è la Costituzione che garantisce queste procedure, viene considerato come se fosse da fare o da evitare in relazione alla forza muscolare di cui dispone la maggioranza. Noi abbiamo fatto 350-400 voti che sono andati tutti nella stessa maniera, perché non è stato accolto nessun emendamento di sostanza che veniva dall'opposizione. Quando si vuole evitare la fiducia è perché si vuole costruire un dialogo, e quindi a partire dai relatori, attraverso un rapporto dialettico con il governo, si costruisce un processo legislativo che coinvolge aree più vaste della maggioranza di governo. E se no è meglio mettere la fiducia, perché si sta lì a fare una messa cantata senza che questa abbia poi della sostanza nel procedere. E comunque questo è quello che è avvenuto. Adesso il problema riguarda i prossimi mesi, perché adesso si va in vacanza. Tra l'altro vorrei dire che questi erano anche quelli che ci richiamavano perché questo Parlamento avrebbe lavorato poco. Ora, a parte il fatto che i primi mesi sono stati impegnati, diciamo, a consentire loro di costruire una maggioranza, ma io non ho mai lavorato così poco, come, eppure vado in vacanza, ma non è che per questo mi scaldo più di tanto, è per dire che se rientriamo il giorno 11, da questi teorici dello stacanovismo, insomma, magari ci si aspettava non di venire il giorno di Ferragosto, ma è che se non producono nulla il Parlamento non è in condizione di lavorare, non è che possiamo lavorare sui testi delle iniziative dei singoli parlamentari. Se il governo ha prodotto quelle cose che ha prodotto, è più di quel che abbiamo discusso, non si poteva discutere. Però hanno fatto degli incontri, voi avete visto, perché scrivete, avete visto che ci sono state più di qualche grattacapo che è stato rivolto a Tria, perché sarebbe troppo morbido, perché eccetera. Allora, la situazione è molto semplice. Anche per quelli che hanno immaginato che nel 2011 i mercati fossero cattivi contro Berlusconi e che oggi hanno cambiato idea, perché i mercati, diciamo, gli investitori cercano di guadagnare e guadagnano anche scommettendo sulle evoluzioni politiche che riguardano diversi paesi del pianeta, in particolare un'economia come quella italiana che, diciamo, è ancora una delle più forti e rappresentative del pianeta. Allora, quando Tria parla, gli investitori sono propensi ad acquistare. Quando parlano Salvini e Di Maio sono propensi a vendere. Non c'è bisogno di tornare alla fine di maggio e a capire quali sono gli esiti che si possono determinare. È bastato quel lancio di quell'agenzia che prospettava il programma con i 250 miliardi che avremmo dovuto, chiamare Draghi e dire: guarda che quello che ci hai dato, quello che hai comprato, noi non lo restituiamo più. Quindi allora un modello argentino, che nella testa di Grillo c'è, perché ogni tanto questi discorsi vengono fuori, ogni tanto dice: ma tanto sì, il 40% in mano all'estero, quindi le facciamo un falò, non gli diamo niente. Un paese che è così forte sull'export, che deve avere la patacca di chi non è in grado neanche di pagare i suoi debiti, dove va? Non riesce neanche. Il Made in Italy diventa un insulto, non diventa qualche cosa che possa essere presentato come un fatto positivo. Allora è bastata l'esperienza di maggio per capire cosa può accadere, e io non mi auguro che accada questo, però è evidente che se le loro promesse elettorali e il loro contratto si pretende di trasferire in atti di governo che vanno a carico dello squilibrio di bilancio, noi andiamo in disgrazia, insomma, questo è il punto. Allora, l'interesse del Paese qual è? È quello di prendere in giro gli italiani, per cui io penso che
mi auguro che Tria regga e che ci sia una capacità sua e delle istituzioni di reggere, ma se l'iniziativa fosse portata fino alle estreme conseguenze, ecco, prepariamoci a dei passaggi molto delicati. Ovviamente noi, perché Benedetto ha spiegato delle due mezze opposizioni, noi non è che noi siamo così in pochi che non è che incidiamo sul percorso parlamentare, però sul percorso politico il tener fermo una posizione, diciamo che ha una sua logica. E poi di fronte a un elettorato che è così mobile, dipende da quali sono i segnali che arrivano, perché vedete c'è uno slittamento in queste ore dei tassi di interesse che non sono una cosa positiva. Se si perde il controllo su queste cose, già sono uscite decine e decine di miliardi. È Brunetta che lo dice, ma i giornali hanno scritto di queste cose, perché non si fidano. Ora è evidente che la fiducia è fondamentale in un paese che ha sulle spalle un debito così rilevante. E quindi noi, ed ho concluso, ovviamente ci auguriamo che prevalga il buon senso e la serietà, però se ascolto i pronunciamenti dei leader della maggioranza del cambiamento, non c'è che da preoccuparsi in maniera rilevante. Poi quando pure il vice presidente del Consiglio Di Maio mette sul carico dei 90, coinvolgendo i cittadini nelle politiche, tentando di mettere il popolo contro le istituzioni, è una cosa molto, ma molto delicata, che tra l'altro anche nella nostra storia ha provocato dei guasti che sono stati irrecuperabili. Quindi lo strizzare l'occhio al popolo, facendo intendere al popolo che sta governando lui e mettendo insieme le cose anche più contraddittorie, senza preoccuparsi di chiudere l'interesse generale e di trovare un punto di sintesi sullo stesso, questa è un'azione da irresponsabili. Ora è chiaro che ma sono dei ragazzi, ho capito, ma questi sono dei ragazzi che hanno avuto dei consensi. Ho visto che gli industriali hanno cominciato a lamentarsi, avrebbero dovuto anche loro pensarci un po' prima, perché guardate che questa campagna elettorale è stata condotta con un coro che puntava al cambiamento purché fosse. Ora, anche a Roma hanno cambiato, non ne potevano più di chi c'era prima, capisco, i romani hanno deciso, però la situazione è quella che è, non c'è bisogno di ricordare le buche, insomma è quella che è, si deve fare il confronto con Milano, eccetera, eccetera. Beh, comunque, questa è la situazione. Allora noi siamo qui con Emma, con gli altri colleghi deputati, con Della Vedova, stiamo tentando di far riflettere un po' per quel che ci sarà consentito, perché è chiaro che se io guardo i telegiornali o se leggo i giornali, altro che la tutela delle posizioni, cioè un coro che è univoco, e quelli che non dice, allora Salvini dice, e poi ci sono quelli che non la pensano come Salvini, che saremmo gli altri, tutti noi, cioè è chiaro che un dibattito di questa natura si presta a molta ambiguità. Sì. Ma pochissime cose, solo a commento anche di questi mesi, diciamo. La mia valutazione è che, a parte le difficoltà di mettere insieme i contratti varie, la mia impressione è che è come se sta continuando una campagna elettorale permanente, con più o meno le stesse modalità che abbiamo visto nel passato. Peraltro Salvini a Potida l'ha detto molto, molto espressamente: il nostro obiettivo è le europee del 2019, anche per fare appunto calcoli interni. Ma insomma continua questa idea di chi la spara più alta, vince Salvini, mi sembra, e ogni giorno possibilmente, e su tutte le materie possibili e immaginabili. Quindi
al di là del nostro primo ministro, che credo Ferrara ha definito il primo ministro evanescente, e che credo stia cercando per come può di tenere un po' d'ordine, ogni giorno c'è chi la spara più alta. Voi ricorderete, in campagna elettorale cacceremo i 500.000 clandestini. È arrivato al Viminale, qualcuno doveva avergli detto al ministro degli interni che non si può, che manca un grande ponte aereo o marittimo alla Dunkerque, ha spostato 500.000 persone, peraltro non sapendo dove mandarle per ragioni che sono evidenti. Perché non ci sono accordi bilaterali coi paesi di provenienza, quindi non è che li puoi, come dire, paracadutare dall'alto. E quindi siamo passati ad un altro tema. Il ministro Fontana oggi ha detto: io non sono un medico, ma 10 vaccini sono troppi. In base a quale valutazione, oltre che la sua personale, questo non si sa. Ed ogni volta Di Maio ce la mette del suo, per cui l'incertezza, diciamo, e il messaggio di incertezza che stiamo dando ai nostri partner e anche all'opinione pubblica italiana è continua imperterrita. Sull'IVA non si capisce, la TAV dipende chi parla per ultimo. Il TAP dipende appunto chi parla per ultimo, l'Alitalia, signore mio, mi pare che è tornata in auge l'idea della compagnia di bandiera, della nazionalizzazione, non so se andranno a cercare, come dire, dei nuovi, come si chiama, i coraggiosi, un gruppo dei coraggiosi, che tanto coraggio poi nei loro soldi privati non l'hanno dimostrato, ma insomma, e col risultato che abbiamo. Quindi quello che si vedo, per ora il governo ha proposto 3 provvedimenti che sono il decreto proroghe, che poi si è tutto concentrato in realtà in termini di esposizione pubblica sulla questione vaccini, come se il problema non fosse il reale problema, diciamo, del contagio per bambini immunodepressi, ma fosse la questione ideologica del vaccino, delle multinazionali o di non so chi altro, con, devo dire, anche dibattiti sgangherati su che cos'è la libertà, perché se noi superiamo il concetto che la mia libertà ha un limite ben preciso e che è la tua libertà, noi stiamo parlando di licenza sragionata, non stiamo parlando di libertà, stiamo parlando di una licenza abbastanza fuori di testa. Quindi il secondo, abbiamo avuto il provvedimento, diciamo, Libia, chiamiamolo così, su questo mi sono già espressa, non commento, ma trovo che ogni giorno questo tema, se prima o poi non decideremo di affrontarlo con un po' di ragionevolezza e continueremo ad affrontarlo in un modo così sgangherato, lo troveremo sempre solo peggio. Peraltro volevo rivolgere una supplica a Salvini, certo, ma anche a voi. Potete farvi un regalo? Guardate che i bulgari e i rumeni non sono immigrati, sono cittadini europei. È come se io andassi in Francia e mi dicessero che sono un'immigrata. Non è così. Quindi quando parliamo di immigrati parliamo di cittadini provenienti da paesi extraeuropei, in questo momento particolarmente asiatici e africani, però appunto per dignità, da non togliersi a nessuno, i bulgari e i romeni sono cittadini europei che hanno il diritto di muoversi, che è uno dei 4 diritti, libertà fondamentali su cui è costruita l'Unione Europea, e non sono, non perché sia spregevole, ma semplicemente perché dobbiamo capirci su quando parliamo. E poi abbiamo avuto
decreto dignità. E questo è quello che è stato prodotto e io sono convinta, anche a partire dall'elenco facile che poi ha fatto Benedetto, che il punto d'arrivo vero, davvero, un punto reale, sarà la presentazione della legge di bilancio. Quello che abbiamo visto finora è una campagna elettorale permanente, gratis per Salvini e un po' più costosa per Di Maio. Ma il punto sarà che tutte queste promesse elettorali o anche successive alle elezioni semplicemente non tengono, non per cattiveria di nessuno, ma semplicemente perché non ci sono i soldi. E evidentemente sforare regole europee non è un bel andazzo. Infine trovo anche molto preoccupante la questione democrazia liberale come l'abbiamo conosciuta. Io credo e sono molto preoccupata perché punti cardini della democrazia liberale stanno saltando uno dietro l'altro. Non è solo la divisione delle competenze dei ministri prevista dalla Costituzione, la questione giustizia, quando un ministro degli interni dice li voglio vedere scendere ammaniettati, forse si è dimenticato che non è il ministro di polizia che decide chi va arrestato e non va arrestato. C'è una magistratura, c'è una procura, quindi tutto questo non può saltare. E quello che tutto questo ha contribuito non a risolvere nessuno dei problemi che abbiamo di fronte, anzi a fare un bel po' di confusione, però secondo me a instillare nel paese e a far emergere sentimenti veramente tristi, per non dire il razzismo non c'è, sia ben chiaro, per carità, io non sono razzista, ma è lui che è nero, quindi qual è il problema? No, è come giustificare l'antisemitismo perché gli ebrei esistevano, se non ci fossero non è necessario essere antisemiti, questo mi pare, però ci sono, è peccato. Ma anche la questione Rom, prima che qualcuno abbia avvertito Salvini che la stragrande maggioranza dei Rom sono italiani, quindi espellerli viene difficile, si capisce bene dove debbano andare. Sicché io credo che un dato invece di resistenza, di resistenza organizzata, sia un seme importante da coltivare. È vero che questo è un paese in cui la malattia nazionale è quello di salire sul carro dei vincitori. È anche vero che poi si fa, mi sembra di capire che sono anche tutti velocissimi a scendere appena l'aria gira, e non c'è niente nella mia esperienza più fragile della politica. Gente che sembrava non solo inamovibile ma nel meglio del successo eccetera eccetera, la politica si è dimostrata un po' fragile. L'unica cosa che è stabile è la geografia, per cui occuparsi di Mediterraneo e del mondo e dell'Europa non è l'optional di chi ama viaggiare, è la necessità che abbiamo di fronte, perché appunto la politica è fragile ma la geografia non lo è, e guardarci intorno, capire come meglio convivere è una, come meglio prosperare, come meglio produrre, come è una necessità, come si dice, per il popolo italiano. Sarebbe anche una necessità per il governo e per gli eletti leggere qualcosa di più, insomma, ecco. Grazie. Per cui iscrivetevi, fate, rafforzate Centro Democratico, Forza Europa, Radicali Italiani. Cerchiamo di fare di questo dato di resistenza non solo una necessità, ma un impegno importante, credo, per salvaguardare quello che resta e promuovere quello che resta di dignitoso nel nostro Paese. Grazie.
Grazie Emma. Allora, se sono domande, altrimenti chiudiamo. Per me. Quindi più Europa più punto EU per iscriversi a più Europa in vista di un congresso che ci sarà a gennaio e che darà una fisionomia definitiva poi successivamente in vista delle elezioni europee a più Europa, che passa da cartello elettorale, da lista elettorale a movimento, a soggetto politico a tutto tondo. Questa è la campagna, c'è chi aspetta che il peggio passi e chi decide di fare di più, sfida la corrente e si iscrive a più Europa. I due emblemi del potere nazionale e internazionale, Salvini e Di Maio, Trump, Putin, hanno sicuramente una cosa in comune: pensare di poter fare a meno dell'integrazione europea e dell'Unione Europea. A questi due che sono fan degli altri due, cioè Salvini e Di Maio, che sono dei fan politici e magari non solo di Trump e Putin, spieghiamo che quella stretta di mano che c'è dietro il più tra Trump e Putin ha un obiettivo: eliminare dalla scena dei protagonisti mondiali l'Unione Europea. Ma noi italiani, governati oggi attraverso Conte da Salvini e Di Maio, abbiamo una sola chance per continuare a avere un ruolo sullo scenario internazionale: sconfiggere la strategia di Trump e Putin, che vogliono togliere di mezzo l'Unione Europea. Lo dicono esplicitamente, Trump ha detto che l'Unione Europea è nata per approfittarsene degli Stati Uniti e che è il suo nemico. Putin lo fa, il divide timpera, al netto delle vicende che appurerà la magistratura sui noti troll sui social media. Ecco, noi abbiamo e vogliamo rappresentare l'alternativa a quello schema. L'interesse dell'Italia, l'interesse concreto del giorno per giorno di chi lavora e vuole un lavoro migliore, di chi vuole che l'Italia continui a essere un posto dove dal mondo oltre che dall'Europa si viene a investire per creare lavoro, per fare creare occupazione, per fare industria. Chi vuole che il tema, lo diceva benissimo Bruno, il tema dei migranti è evidente, è un tema europeo. Ma qui c'è un problema, che gli amici di Salvini sono i nemici dell'Italia. Perfino Seehofer, il ministro degli interni tedesco, per non parlare di Orban, della Le Pen, degli austriaci, dei polacchi, tutti gli amici di questo governo sono, virgolette, nemici dell'Italia, perché sono quelli che dicono non un soldo, non un migrante. Oggi ho sentito Conte dire... verrà nei prossimi, forse fino agosto, il primo ministro ceco e io gli dirò, farò di tutto per convincerlo a prendersi almeno un migrante simbolico. Ma sei matto? Ma io penso che sarebbe una follia che il primo ministro dell'Italia tratta col primo ministro di uno dei paesi più ostili a che del problema non si faccia carico l'Italia, ma si faccia carico l'Unione Europea, e lui starà lì a trattare per ottenere come risultato simbolico che nella Repubblica Ceca arrivi un migrante. Ma quello è ovvio, gliene prende anche 10 se si mette la medaglia di amico dell'Italia. È un errore clamoroso, questo come su tutto il resto, sul commercio internazionale. Trump fa la guerra commerciale all'Europa, chi paga di più? Tedeschi e italiani. Perfino nel settore delle automobili di lusso, ovviamente di gran lunga i tedeschi, ma poi vengono gli italiani come esportatori. Quindi su tutto la Maserati, su tutto questo noi vogliamo costruire un'alternativa, sapendo, e chiudo, che oggi significa, oggi, vedremo domani, sfidare la corrente. Quindi per le iscrizioni a più Europa, più Europa.eu, in questa prima fase di campagna di iscrizione, poi ne seguirà un'altra. Grazie. Grazie.